Questa è Radio Spin. Signor D'Elia, da quando vive a Prato? Lei è di pratese? Io non lo sono. Ma... No, no, ma da quando sta qui? Per... Ecco, ed è questo triangolo. 20 anni fa era così o no? No, non era così? Fino a quando c'erano gli artigiani, no. E glielo dico io, sto dal 90. Si parla di Edoardo Resi, no? Che ha portato Prato in Italia, nel mondo con il suo libro. Ora si parla di Matteo Biffoni, che porta a Torino Prato alla conferenza del PD. Ma se c'è un personaggio che ultimamente ha portato il nome di Prato in giro per l'Italia, questo è Giuliano Visalli, fondatore del movimento Etero Pride. Buongiorno. Beh, messa così è interessante. Non te l'aspettavi, questa introduzione? No, questa introduzione non me l'aspettavo. Allora, noi pratesi... questa notizia è arrivata un po' come un camion, no? In faccia di questo movimento Etero Pride. Mi ricordo che il primo a postare la notizia fu Tempestini di Pratosfera, che saluto. Mi ricordo un articolo su Vice che ha fatto un successo clamoroso. Ci ha fatto particolarmente piacere perché ci ha proiettato immediatamente a livello internazionale. È stato molto bello uscire su Vice. Perché comunque siamo riusciti a fare un articolo, secondo me, abbastanza carino per i tempi, i modi e la velocità con cui l'abbiamo fatto. Però sicuramente quando ci è stato comunicato che l'articolo era stato anche approvato e tradotto in inglese su Vice Inghilterra, è stato veramente... sono sincero. E guarda, allora, ha scatenato le ire dei naviganti, no? Tutti parlavano dell'Etero Pride, mm-hmm, senza però aver mai parlato con te e senza averti mai... sentito ascoltare. Certo, questa è stata la cosa più difficile, ma che comunque io avevo messo in conto, perché è chiaro che è molto semplice fare dei grandi progetti, avere delle belle idee visionarie con dei bei capitali e quindi poter investire in tutto quello che serve per fare un buon lavoro di comunicazione. Noi non siamo questo, noi siamo un gruppo di ragazzi della Prato post-industriale, mettiamola così, che si inventano un'idea, ovviamente sentono questa idea, però ecco, non ci mettiamo al pari di come posso dire, cioè i Bill Gates, gli Zuckerberg, questo mondo qua. Noi siamo gente proprio da garage che si sono messi lì, ognuno ha messo le sue capacità, chi nell'ambito multimediale, chi nell'ambito, voglio dire, nello scrivere, insomma. Però siamo veramente una cosa embrionale, tuttora non abbiamo ancora un mese di vita, quindi insomma. Ecco, io mi sono arrabbiato veramente tanto con i miei amici su Facebook che ti hanno invaso di insulti, omofobo, eccetera, eccetera, no? Chiariamolo subito, non è un movimento omofobo. Ma guarda, purtroppo sono contento, no, purtroppo sono piacevolmente a dire che proprio ieri sera, l'una di notte, siamo riusciti a trovare il tempo, dopo le nostre gazzebate, di cambiare, diciamo, il chi siamo su il blog, sul sito, sulla pagina Facebook, in modo da essere cristallini su questo. Insomma, certo, Etero Pride è la voglia di rappresentare l'orgoglio etero, che rappresenta una fetta molto molto rilevante della popolazione di qualsiasi nazione del mondo, secondo me, Prato compresa. Però contemporaneamente essere contro l'omofobia, contro la discriminazione, contro ogni forma di pregiudizio. Quindi diciamo un luogo dove confrontarsi e parlare delle varie identità sessuali, no? Sì, poi ti ripeto, ora si parla di questa parola sesso, è un po' anche noiosa, nel senso che se uno va a vedere i nostri articoli sul sito, questo tipo di mondo, tutti si sarebbero aspettati che noi avremmo parlato in modo ossessionante di matrimoni gay, adozione, figlia come omosessuali. In realtà io credo che non ci sia nemmeno un articolo in questo senso sui nostri testi. Noi abbiamo fatto un'operazione diversa, diciamo, abbiamo detto con puro spirito democratico, nel momento in cui si affrontano questi argomenti, la componente etero ha sempre un po' delegato alla politica tendenzialmente, mm-hmm, questa cosa, e ogni volta che si va in politica e si parla di quegli argomenti si ci schianta contro, diciamo, quello che possiamo definire i partiti di centro, perché quando si parla di fine vita, embrione, famiglia, matrimonio gay, tendenzialmente si polarizza sui partiti di centro e quindi, diciamo, anche le confessioni religiose. Noi abbiamo un approccio completamente diverso, non abbiamo nessun riferimento politico,
e questo è chiarissimo, e nessun riferimento confessionale, perché giustamente ci ispiriamo all'esperienza nobile di, dei movimenti LGBT che hanno saputo portare fuori dal palazzo con le associazioni. Quindi noi colmiamo un vuoto democratico. Né più né e me quello che premeva veramente tanto era invitarti in radio, perché nessuno ti ha mai sentito parlare, e io volevo che tutti quei fenomeni che ti hanno commentato su Facebook oggi potessero sentirti. Le critiche più aspre ti sono arrivate stranamente proprio dal mondo eterosessuale, perché invece dal mondo homo LGBT non hai ricevuto critiche, anzi hai ricevuto proposte di collaborazione, esatto. Interesse. Assolutamente. No, diciamo che in generale le critiche più evidenti al di là del mondo etero sono di coloro che si sono un po' spaventati dal brand, da Hetero Pride, e da persone che nel 100% dei casi non avevano letto nulla. Cioè, si può scaricare lo statuto dal sito, si possono leggere le cose, c'è diverso materiale, non ce ne sarà un'infinità, ma diciamo che è più che sufficiente per farsi un'idea. Sono veramente curioso di leggere i commenti di tutti quei fenomeni, dei miei amici, poi tra l'altro tutti i contatti del bubone eccetera eccetera, quando ascolteranno le tue parole, perché se l'accusa principale è quella di un movimento comunque ridicolo, omofobo e quant'altro, questo non è, questo secondo me poi dimmi se mi sbaglio, è un tentativo di portare a una dimensione di discussione a livello europeo se non mondiale, certo, quello che è un orientamento sessuale che di solito viene emarginato dalla discussione, no? Sì, più che emarginato, diciamo colmiamo un vuoto democratico, cioè i movimenti LGBT sono presenti in Parlamento, per dire, in varie istituzioni, a destra, a centro, a sinistra, e tantissimo fuori con nobili associazioni che dagli anni 60 fanno battaglie sui diritti civili incredibili. Noi abbiamo gli etero in Parlamento e oggi abbiamo la prima associazione fuori che serve a confrontarsi su quello che è il mondo dei diritti civili. Ora, noi facciamo parte anche di un paese che viene mandato a fare i compitini a casa da Bruxelles sull'economia, su tante cose, in tante graduatorie. Qui pare da politico navigato, però. Sì. Perché no, poi di fatto si davvero, mescola. Cioè. Di fatto poi un'avventura come questa si mescola con la politica. Ma voglio dire, in tutti i paesi del mondo stanno discutendo, legiferando, da decenni stanno discutendo, e ora certo. Stanno legiferando ovunque, in Francia, in Spagna, prima e dopo Aznar con Zapatero, in Austria, in alcuni degli Stati Uniti. Sembra che ci sia un tappo alpino da curvare in giù, che non si può, dove non si può parlare, non si può discutere. Quindi noi semplicemente, faccio un esempio, noi non è che abbiamo la posizione, è chiaro che ti potrei dire che se lanciassi un sondaggio più o meno si sa tra un gazebo e un sondaggio più o meno l'orientamento della componente etero, per esempio sull'adozione di figlioli a coppie omosessuali, nel senso che se ne parla tra un gazebo e l'altro, però non è questo lo scopo, è creare democrazia. Cioè, nel paradosso, voglio dire, se a un certo punto si arrivasse fra un anno, due anni, e il 95% di tutti gli etero d'Italia fossero favorevoli, la democrazia sancisce che siamo favorevoli, che quello dovrebbe essere fatto, punto e basta. Però è molto difficile oggi, per esempio, io lo vedo nell'esperienza del gazebo, che è molto carina, parli con le persone, la gente al massimo ha un pregiudizio ma non ha mai un'idea formata, perché in Italia è tanto che non si fanno discussioni veramente costruttive su questi argomenti, nemmeno quando abbiamo a livello internazionale l'opportunità di farlo. Senti, tu mi parlavi comunque di un progetto che è partito poche settimane fa, no? Possiamo dire, ma che ha già avuto un riscontro forte, soprattutto sul web. Sì. Quanti contatti al giorno, se ce l'hai questo dato, riesci a... Ora guarda, ci vorrebbe Marco, che è il nostro responsabile multimedia, però diciamo che il blog viene visto, abbiamo le statistiche a livello mondiale, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Afghanistan, cioè dappertutto, e purtroppo siamo ancora solo in italiano, quindi c'è poco da fare. Dopo Vice abbiamo cominciato ad avere amici da New York, dal Canada, dalla Grecia, insomma veramente dappertutto, dal Venezuela, insomma dappertutto. Quindi ora le statistiche non ce l'ho, però diciamo che ogni evento che facciamo, per esempio col gazebo di Firenze, abbiamo visto la parte internazionale dei nostri mezzi schizzare, perché comunque a Prato abbiamo un'utenza più, diciamo, italiana fondamentalmente, certo. Firenze ci dà l'opportunità di essere più internazionali. E quindi... a livello
a livello, diciamo, di altri media, oltre a Vice, no? Che è un articolo che ha spopolato, altri quotidiani, altri hanno parlato. La bella sorpresa è stato il Corriere della Sera. Abbiamo fatto sabato 22 marzo in piazza Duomo a Prato, e il 23 eravamo un trafiletto, per carità, in 13ª pagina, però eravamo sul quotidiano più autorevole che abbiamo in questo paese. Quindi. Allora, io dico a tutti i fenomeni che hanno criticato questo signore, trovatemi un pratese che tira fuori un'idea del genere e riesce ad andare a livello nazionale su tutti i media. Senti, una cosa che mi incuriosisce è sapere nel dettaglio cos'è che ti hanno detto le organizzazioni LGBT. Hai avuto contatti? Hai avuto dialoghi? Lì è stato, paradossalmente, poteva sembrare lo scoglio più duro, è stato lo scoglio meno duro, perché queste persone, io voglio ringraziare Ferdinando, che è il presidente di Arcigay Pistoia, quando si sono presentate con un SMS piuttosto che con Facebook, quello che è, la prima cosa che è stata detta è: abbiamo letto lo statuto, abbiamo letto gli articoli, ci sembra che non avete nulla a che fare con l'omofobia, con la discriminazione, è così, ce lo confermi? Per me era stato molto semplice sia confermarlo e da lì creare subito un'interazione. Il giorno dopo il contatto con la Cica di Pistoia ero a fare una loro riunione sull'omogenitorialità, che è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo instaurato un buon rapporto, abbiamo dialogato, abbiamo ricevuto l'invito alla settimana contro l'omofobia che si terrà dal 10 al 17 di maggio a Pistoia, e Ethel Pride parteciperà in modo convinto e piacevolmente, insomma. Senti, tu mi hai detto che comunque hai fatto dei gazebi sia a Prato che a Firenze. Mm-hmm. Hai in programma di farne altre in giro per l'Italia? Il gazebo Etero Pride in giro per l'Italia? Ma scherzi, molto di più. Cioè, qua siamo. Cioè, se ci danno una mano, se la gente porta entusiasmo e mantiene questo entusiasmo, noi ora stiamo facendo 5 gazebi a Firenze fino al 17 di maggio. Poi vogliamo andare a Roma e Milano, e poi se si instaurerà un ottimo rapporto col mondo LGBT, cosa che io auspico, il sogno, e questo sarebbe un sogno perché in 60-90 giorni arriveremo a questo risultato, sarebbe partecipare all'Europride di Oslo in Norvegia, dove l'Italia potrebbe essere il primo paese, visto che è indietro con le sue diverse gradatorie, farebbe un balzo unendo la componente LGBT e il mondo etero, quindi 56 milioni di persone sarebbero rappresentate in modo apolitico, e andare magari con una delegazione, non so, anche il Ministero delle Pari Opportunità, se una cosa del genere, insomma, a Oslo, presentando magari un nuovo acronimo che potrebbe essere ELGBT o LGBTE, insomma, comunque dare una novità su questo ambito. Sfondare un po' questa barriera, no? Ma sì, ma poi potremmo anche pensare in Italia di essere il paese che potrebbe ospitare convention, fare cose. Non c'è mica solo la Fiera di Milano, si può fare anche, si può anche inventare in questo paese. Cosa ne pensi? Certo, assolutamente. Cioè, si può creare delle idee nuove in questo paese? Io penso di sì. Fin dalla prima volta ci siamo conosciuti, io prima di invitarti in radio ci tenevo a conoscerti e sono venuto in uno dei due gazebi in piazza Duomo e ho trovato una persona poi interessantissima, con un sacco di argomenti, e nonostante comunque non provenga da Prato, perché tu non sei pratese. No, mi definisco a volte di Ottinia Ligure, perché vengo dalla parte più da Porto Venere, quindi dalle cinque, che poi Porto Venere non è manco le Cinque Terre, però sono, diciamo, dalla parte più scoglio della Liguria, quindi certo, un Ligure però comunque trapiantato a Prato. Dall'89, sono 25 anni. Però comunque hai 25 anni, hai molto a cuore, no, il futuro di Prato. A me piace il cuore, il futuro di Prato è diverso, perché io fino al 2005-2006 potevo essere il testimone di Prato, perché ogni volta che giravo per lavoro l'Italia o dovunque andavo, quando mi sentivano parlare di Prato la gente diceva: ora mi trasferisco, perché stai parlando del posto più bello del mondo. Io quando mi ricordo, da Torino sono arrivato a Prato, ero in zona di Alta Repubblica, si vedeva lì sopra la vecchia sede della Tazza d'Oro, certo, dove era prima. Ma io ho passato dei momenti bellissimi, questa città mi ha dato delle emozioni fantastiche, cioè, poi io vedo che ora è un decennio che sembra non aver capacità di riprendersi. Noi per esempio, ecco, sviluppiamo un'idea diversa della città, cioè creare idee nuove, si può creare idee nuove, questa città lo può fare e dovrebbe cominciare a farlo. Sinceramente, grande respiro girando la città, stringendo le mani, anche questa campagna elettorale, grandi personalità di spessore, ma 10-15 anni fa, quando facciamo un po' la politica, vedevo persone forse molto più preparate di ora, sinceramente, al di là dello schieramento, non mi interessa, certo, parlare, certo, di destra-sinistra, vedo della gente che tenta di far politica in modo
in modo un po' troppo approssimativo come cultura di base. Quindi tu rilanci un po' l'idea di organizzare un Europride o comunque un forum internazionale sulla discussione dell'identità sessuale proprio qui a Prato? Sì, non so identità sessuale, cioè noi, certo, assolutamente, sarebbe una cosa bellissima, credo, voglio dire, è un argomento che tocca le viscere delle persone e ne scandisce le opportunità e il futuro dei nostri figli, di chi per esso, è veramente un'opportunità, perché no, certo. Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? We could try to say goodbye tomorrow. Don't you know where I come from? Can't... Non risponde più. Sa dov'è? Io... Te pensa, Giuliano, che io ho una spalla che ora trascorre le sue giornate a Firenze. Segreteria telefonica. Madonna, ragazzi. Carlo Andrea Poli, firma di punta del Tirreno, giovane forse tra i più interessanti, no? Della... che fa da mia spalla. Non risponde più. Cioè, questo doveva essere presente a farmi da spalla. Gli ho detto, ok, facciamoli in collegamento telefonico. Questo non risponde più, perché ora a Firenze c'è la campagna elettorale, lui si è un po' distaccato dal clima pratese, no? Allora ora è a Firenze e questo non risponde, sarà a qualche cazzo di conferenza stampa di qualche cazzo di politico che tanto nessuno leggerà. Ma noi andiamo avanti e salutiamo e ne salutiamo il nostro Carlo Andrea Dampoli. Senti, una domanda che io ora mi sto riguardando la scaletta e devo dire che abbiamo parlato di tanti argomenti. Noi parliamo con i nostri ospiti del Bubbone, andiamo sempre a toccare un argomento, che sono le donne, mm-hmm. Va bene? Allora, abbiamo avuto degli ospiti, abbiamo avuto due settimane fa il nostro amico Claudio Belgiorno, che è un'uscita clamorosa, no? Sì. Tutti ne hanno parlato, anche sui social, e lanciò anche una sfida, se vogliamo, e forse te sei anche il personaggio ideale per poterla raccogliere, sentiamo. Dichiarò, tratte entrambi veniti dal mondo delle pubbliche relazioni, le donne che ho avuto io a Prato non le ha mai avuto nessuno. Poi dopo è arrivato Monzali, candidabile, ancora non si sa, a giorni dovremmo avere la risposta definitiva, del PD in Consiglio Comunale. E lui ha detto, io mi tiro fuori da questa gara perché sono un galantuomo. Quindi io ho detto, io c'ho Visalli, voglio sentire Visalli. L'altro, settimana prossima, ospite incredibile che ancora non annuncio, una sorpresa, una sorpresona, faremo il botto la settimana prossima. A proposito di avventure, di rapporti, io voglio sapere, Giuliano Visalli, Tom Bird FM, quante donne hai avuto in vita tua? Perché Belgiorno decanta sulle 200, almeno 200 conquiste. Ah, perché le donne si contano, sì. No, non lo so. Beh. Ah, sì, bisogna fare una classifica. Cioè, ecco, è importante, la statistica è una materia importante. Cioè, tipo io, se ne avessi comunque conquistate 200 o 500, non lo saprei, perché contare questi numeri importanti... Sì, poi uno cambia cellulare, perde la rubrica, non è semplice. E che voglio sapere, il Giuliano Visalli conquistatore... Ma... No, guarda, è imbarazzante, ovviamente ti piace cercare questa cosa. Ora io Claudio l'ho visto una volta sola. È il momento che preferisco. Ma voglio dire, ovviamente io sono dichiaratamente etero, cioè il giorno che venisse fuori la notizia il presidente di Etero Pride è gay, ti immagini che cosa fantastica. No, che certo, sono un amante del gentil sesso, ho alternato rapporti stabili e da bravo ragazzo. Sicuramente, ecco, diciamo che quando non sono proprio nel momento di vita di coppia, insomma... Ti dà da fare. Sono amante del gentil sesso, senza fare classifiche di forza viola, forza gobbi, insomma, diciamo. Ma ti dà da fare, ti sei dato da fare in vita tua. Tra l'altro hai anche una decina d'anni in più di Claudio. Però diciamo, se sulla media Belgiorno o una media un po' più bassa. Ora, sinceramente... 200 sono tante. 200 a 28 anni sono tante. A me mi ha scioccato questa cosa. Ma non lo so, io conosco diversi amici che potrebbero gareggiare in modo... No, me ne viene in mente un paio, ora non posso far nomi, voglio dire no, che... ma di te, devo parlare in prima persona.
Non lo so, 200, non lo so, sinceramente, cosa vuoi ti dica? No, ragazzi, non vuoi rispondere. No, ti dico, ora guardo il cellulare. No, credo, insomma, non lo so, 200, non lo so, non riesco. 28 anni, 200, io ho 39. Dovresti essere su 300, per media del giorno. Ma, non so, non lo so, sinceramente, possibile, insomma. Pensi, allora, tra rigiro in un altro modo, pensi di essere uno... Che quando ora sei single, giusto? Ora sono single. Ora sei single. Entri in un locale. Fresco, fresco. Entri da 6 di marzo. Guarda, io ci sguazzo in queste. Entri in un locale, vedi una che ti piace. Ah. Hai la consapevolezza di dire stasera me la porto a letto perché sono il numero uno della conquista? O sei uno timido? Ecco, voglio il titolo. Giuliano Visali, sono un timidone. Oppure no? Io se una mi garba me la prendo. No, dai, un pochino egocentrico sono. Cioè, comunque mi piace vivere da protagonista di tutte le situazioni in generale. Sono, questo fa parte della natura umana se ce l'hai. Quindi, nel senso, non sono certo uno che sta nell'angolo. Ecco, mi piace, insomma, interagire in tutte le situazioni. Quindi, sicuramente non è una decisione che prenderei quando sono entrato nel locale, ma quando esco di casa, insomma. Dovessi mettere 200 donne, ci vuole un fisico bestiale di Allora, guarda, hai dato una risposta da numero uno. Io quando esco di casa so già come andrà a finire la serata, e questo è proprio esatto. da numero uno. E hai risposto in maniera elegante, senza far numeri, quindi proprio chapeau. Ma dai, non ha senso, cioè non ha senso. Anche perché il modo migliore per conquistare le donne è essere lusinghiero. E poi sai, lo stile è diverso. Magari Claudio penso sia un uomo dal caliente sud, penso, certo, di origine. Io sono un uomo ligure piemontese, quindi vengo da un'altra scuola. Ora, non è che la mia donna ideale sia la Fornero, voglio dire, però perché sennò avrei dei grossi problemi. Però diciamo, insomma, lo stile è diverso. Lui ha un baricentro più sud, io ho un baricentro più mitteleuropeo. Allora, io quando parlo con te, lo stile è quello. Ho sempre l'impressione di parlare con uno che comunque di politica se ne intende. E tu non hai mai nascosto di aver avuto trascorsi nella Lega, no? Assolutamente. Certo. Mi raccontavi di quando 10 anni fa organizzavi i banchini del Movimento Giovanile Toscano, una sorta di costola giovanile della Lega Nord. Esatto. E non hai mai fatto mai segreto di essere anche molto amico di Emilio Paradiso, no? Che è un nostro idolo, è uno dei personaggi preferiti di Bubone, perché è uno di quei politici che ci mette la faccia, dice sempre quello che pensa, e ha anche rischiato in prima persona. Non ricordiamo le minacce che ha ricevuto anche. Emilio è stato, cioè, ognuno ha le sue caratteristiche. Emilio è un grande militante, è sempre stato un grande militante, è sempre stato un uomo che parla con la gente, che batte il territorio, di quelli alla vecchia maniera, quelli che venivano formati al Partito Comunista di un tempo, quelli di quartiere, quelli che vanno a mercati, cioè veramente uno che sta attento. Sul pezzo. Sì, assolutamente. Quindi ha sempre portato grande rispetto. Poi ho le politiche, ognuno ha le sue. Io ho smesso di fare politica 15 anni fa, quindi, e oggi non tornerei a farla, nel senso che il progetto dello Pride per me è una mission diversa. Attenzione, però, a me arrivano notizie diverse. Proprio stamattina io ho parlato con il mio amico Paradiso e mi ha dato una notizia. Cosa è una notizia? Questa è una notizia incredibile. Ma se non riesco a parlarci da settimane, non lo trovo mai. Come non lo trovi mai? No, ora bisogna che ci rifrequentiamo. Io l'ho incontrato l'altro giorno in centro e abbiamo fatto due. Ero a firmare al banchino del Movimento 5 Stelle ho dato la mia firma. Si presenta le 5 Stelle? Sì. Certo. Ho dato la mia firma affinché possano raggiungere le 350 firme, che questo non vuol dire io voterò 5 Stelle a Prato. Io ancora non so chi voterò 5 Stelle a Prato, però mi sono sentito d'aiutare loro. C'era Emilio, faceva il suo show in Piazza del Comune, cioè al centro, no? È al numero uno. Cosa è ti ha detto? Il direttore del circo. E ho detto, guarda, lo sai, settimana prossima intervisto Giuliano Visali. Mi fa, Giuliano Visali, mio grandissimo amico, è presente nella lista della Lega. Allora, chiarisci per favore, perché sennò io esco con questo titolo. Allora, io sono tanto amico di Emilio a livello personale. Numero 15 addirittura nella lista della Lega. Mi ha anche detto il numero. No. Mi ha detto anche che non ha ancora firmato, però che sei nella lista, ormai sei uno di loro. No, è bene sgombrare. Io a questo punto lo volevo chiarire da settimane, perché ho partecipato alle riunioni alle quali sono stato invitato da Emilio, perché vado sempre molto con piacere, insomma, quindi.
A un certo punto, una di queste riunioni mi sono trovato in lista e poi ho sempre detto a Emilio: prendiamoci un caffè in settimana, parliamo, discutiamo, perché mi sono un po' sorpreso. Poi è mancata occasione. Lui mi ha garantito. Io sono in lista ufficiale. Lui mi ha garantito. Visalli è uno dei nostri, è uno di quelli che ce l'ha duro della Lega, vecchio stampo. È uno sul pezzo, ha fatto tante battaglie, non le rinnega. Uh-huh. È un uomo della Lega. E lui ha detto. Con questo, guarda, io ce l'ho, te non hai idea di quanto io ce l'abbia, con quelli che fanno dei progetti di comunicazione che possono servire a loro poi a entrare in consiglio comunale. Io so benissimo che non è il tuo caso, perché il tuo progetto, in questo caso Etro Pride, è molto più ambizioso di un posto in consiglio comunale. Ma ci mancherebbe altro. Esatto, quindi non metto in dubbio questo. A me diverte il fatto che Emilio inserisca te nella lista della Lega, perché comunque sei un personaggio che ora smuove e crea tensione. Ma ora chiariremo con Emilio questa cosa, ci prenderemo un caffè, nel senso che io non ho intenzione di fare nessuna scelta politica, è quasi 15 anni che non ho la testa di partito, non me ne può interessare di meno, stavo dicendo fregar di meno. Sostengo le persone che fanno una buona politica, certo. Sono sincero, a Prato quel poco che ho conosciuto non mi ha stupito, ripeto, 10 anni fa vedevo della gente molto più preparata tecnicamente a livello di nozioni. Ho parlato con diverse persone, anche quei ragazzi di Alessandro, di Rubino, che stanno cercando di fare qualcosa. Io ascolto e parlo, però non posso negare che devo assolutamente sottolineare che Etro Pride non ha, quindi è clamoroso. Visalli ha ricevuto più di un'offerta politica per queste elezioni. Io non ho problemi, io voglio bene a Emilio Paradiso, non ho problema a dirlo, per me è il numero uno e veramente lo considero con una simpatia enorme, cosa che non posso dire di tanti altri politici a Prato, di lui lo posso dire, quindi non mi scandalizzerei se vedessi il tuo nome lì, anche perché io so che il tuo progetto è molto più ambizioso. No, io non mi presenterò da nessuna parte, non voglio fare assolutamente niente, perché il mio lavoro oggi è compattare, non è prendere un posto di qua, un posto di là, o prendere il 2-3% qua o l'8% là. Io come presidente dell'associazione Etro Pride mi sono dato un obiettivo un po' più ampio, io devo compattare il 90%. Il tuo non è la pagina Facebook piccolina che ti serve a farti che serve a te a farti emergere nel fango locale per dire mi metto nella lista di capito? No, e tu è molto più ambizioso. Ma ci mancherebbe altro. Tu respiro nazionale. Io voglio andare a Oslo il 20 di giugno e stare una settimana a parlare con tutti gli Lo possiamo dire, possiamo sconfessare, Emilio, quello che mi ha detto stamattina. Sì. Non sarò nella lista della Lega. Non sarò nella lista della Lega. No, mi volevo prendere un caffè con Emilio, ma non c'è stata occasione. Gli ho scritto. Beh, ora è impegnatissimo. È impegnatissimo, non c'è stata occasione. Probabilmente è stato un equivoco iniziale. Guarda, il titolo di questa intervista lo decidi te, cioè lo puoi tranquillamente dire: non sarò nella lista della Lega o sarò nella lista della Lega, ma magari in realtà non sarò in nessuna lista, è diverso, cioè in generale non sarò in nessuna lista, cioè io non farò politica, non voglio fare politica, non sarei candidato da nessuna parte. No, non mi diverte. Guarda che a questo giro a Prato potresti prendere veramente quei famosi 500-600 voti che servono per entrare in costruzione. Guarda, se ci fosse un solo programma, ne ho letti 3 o 4 che mi avesse stupito, probabilmente l'avrei anche fatto. Quindi neanche quello della Lega. Pur l'amicizia che ti lega. No, ripeto, ho visto, a parte persone come Emilio, poca preparazione e la lettura di programmi è. Magari se uso imbarazzante può essere un po' forte, ma non ho visto nessuna roba che sia nata a Prato. Io penso ci vogliano idee nuove, giovani capaci, voglia di fare e idee nuove. Ne possiamo inventare una ora, le mettiamo? Dai, ti do uno scoop. Ero a correre le cascine, ti do un'idea nuova che fa economia, aumenta il PIL della provincia di Prato. Parco delle cascine. Showman, Parco delle cascine. Io adoro perché vado a correre lì, ci ho perso i miei 14 kg, quindi ho una grossa riconoscenza verso. Hai visto dove c'è quel recinto, quei tantissimi recinti di equitazione stupendi? Mm-hmm. E c'è addirittura un circuito proprio professionale per far le gare. Non lo sa nessuno a Prato, te lo sai, sei un pratese? No. Ah, non lo sai? È importante, allora vai a fare la corsetta perché c'è un circuito che io penso non ce l'ha nemmeno a Siena. Perché non chiamiamo qualche buon ora io sbaglio sui termini, orditura, filatura, facciamo un guanto gigante,
mandiamo un guanto di sfina a Siena e diremo: Prato farà il pallio più famoso di sempre. Basta, vogliamo sfidarvi e attiviamo una nuova, diciamo, iniziativa, il pallio quindi di Prato. Un pallio equestre. Bellissimo, pensa che loro devono farlo nella piazza, quindi le persone che vedono o sono nei palazzi a vedere o sono in mezzo. Certo. A Prato potremmo fare delle belle impalcature, fare il più bel pallio d'Italia, sfidare il pallio di Legnano, sfidare il pallio di Siena. Certo. E questo vuol dire anche economia, creatività. Bellissima. Poi, tra l'altro, e non ne parla nessuno, non mi ha parlato nessuno. L'ho inventata ora. Poi, siccome c'è anche slow food nel cascino di tavola, pensa che è bello. Quindi la cultura è questa, l'enogastronomia, la cultura in generale, storia del Rinascimento, Firenze, Siena, Legnano. Incredibile. Bellissimo. Secondo me questo è, dopo Etero Pride, abbiamo invitato questo. Nessuno si aspetterebbe mai dal fondatore dell'Etero Pride, perché mediaticamente non ti sei presentato così precedentemente, ma anche delle idee così innovative. Dai, facciamoli trovare un bel guanto in Piazza del Campo a Siena. Andiamo lì alle 5 del mattino e vediamo che viene fuori. Senti, abbiamo gli ultimi secondi del salotto dei buboni. Cenni o biffoni? Te lo dico così a bruciapelo, perché io chiedo a tutti i miei ospiti, tu tra l'altro inauguri il periodo degli ospiti non politici, io voglio sapere da te, cenni o biffoni? Mamma mia. Mamma mia è una canzone importante. È molto importante. No, uno scherzo, visto che c'è dei sottofondi musicali importanti. Non ti vuoi esprimere. Ma io ti ho detto un'idea nuova, io sinceramente... Non andrai a votare. Forse nemmeno io. Guarda, io sono sempre andato a votare, sono sincero, ho veramente tanta difficoltà. Non ho visto né Stretto Mani, né letto, né ascoltato nulla che dopo 68 anni di là e 4 anni di là... Niente. Non ho visto nulla di incredibile. Io ringrazio Giuliano Visalli, fondatore del movimento Etero Pride. Grazie a voi, è stata un'intervista veramente divertente. Diciamo. Ringrazio Daronta e regia, grazie a tutti di averci ascoltato, l'appuntamento è mercoledì prossimo con un ospite veramente bomba. Grazie a tutti. I problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100, io che dicevo beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello. Questa è Radio Spin.